Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Mi sto facendo vedere in primissimo piano perché oggi parliamo di skincare e beauty routine perché ho fatto un po' di shopping recentemente, un po' di refill, qualche cosina nuova e come sempre condivido con voi tutti i miei acquisti perché è esattamente quello che faccio da queste parti. Condivido con voi la mia vita, i miei acquisti, i miei outfit. Quindi oggi appunto facciamo un po' di spacchettamento di cosine di bellezza e skincare. Partiamo da Kiko con i prodotti di bellezza perché è uno dei brand che scelgo quasi sempre per la mia beauty routine. Ci sono un sacco di prodotti che mi piacciono e sono andata per comprare qualche refill e mi sono fatta tentare anche da altre cosine che ho visto in negozio. Partiamo dai refill, avevo bisogno di ricomprare il mascara e dico ricomprare perché se avete visto gli ultimi video in cui ho fatto acquisti beauty avrete visto anche questo mascara qui che avevo comprato l'ultima volta che ho fatto shopping da Kiko, il Standout Volume Buildable Mascara. Questo mascara qui ha rimpiazzato il mio Luxurious Lashes. Chi mi segue da un po' saprà che avevo un attimo sviluppato una dipendenza da quel mascara lì, però quando ho scoperto per caso questo e l'ho utilizzato, mi sono innamorata di questo mascara qui e ho deciso di riacquistarlo e di non riacquistare il Luxurious Lashes perché, come vi avevo già detto nel video precedente, questo mascara qui mi aveva permesso di utilizzarlo in modo proprio perfetto fin dal primo utilizzo e non solo dai 3 o 4 utilizzi in poi, perché questo qua, a partire già dalla prima applicazione, è perfetto sugli occhi. Anche adesso lo sto indossando e non lascia per niente palline, non cade giù a polvere, cioè è perfetto. E quindi me ne sono innamorata e ho deciso appunto di riacquistarlo. Ve lo straconsiglio. L'unica pecca è che cola un po', quindi durante la giornata tende a lasciare un po' di macchioline qua sopra, soprattutto perché la pelle è un po' mista come la mia. Ma questo è risolvibile con delle salviettine per assorbire l'eccesso di sebo e con un attimo di cura riusciamo a mantenerci presentabili per tutta la giornata. Questo mascara qui, appunto, io lo sto adorando e chi non ha il mio problema lo può acquistare tranquillamente, ma lo straconsiglio a tutte quante. Poi avevo bisogno di ricomprare la matita per gli occhi. Una matita un pochino più chiara, quindi sono tornata alla mia matita estiva, l'Intense Color Long Lasting Eyeliner. È questa matita qua, chi conosce i prodotti di Kiko l'avrà già vista, è una matita di lunga durata dal colore intenso, è un colore bellissimo. Questo qua è un pochino più chiaro, un pochino più mattone, si stende davvero alla perfezione e scalda lo sguardo di noi dagli occhi marroni. Io, come avrete già capito, preferisco il trucco che va a valorizzare i miei tratti piuttosto che a coprirli. E infatti anche adesso non sto indossando la matita, questa qua, però è un trucco molto molto simile. Sto indossando un ombretto marrone, però è molto molto simile a questo colore qua e poi sopra un po' di ombretto dorato che adoro tantissimo, mi piace proprio l'effetto che ha su di me. E poi ho preso un'altra cosina che invece è una novità per me. Ho preso il Brow Mascara Long Lasting Brow Pencil, quindi è un mascara e matita per sopracciglia long lasting, quindi quello che dura tanto, tipo 10 ore di durata, e l'ho già applicato ovviamente per farvi vedere l'effetto e lo adoro perché è super naturale. La mia tonalità è la 03 e sembrerebbe che sia proprio la mia perché l'ho scelta per le sopracciglia, ma anche per gli occhi. Infatti anche la matita è la 03 e questo qua lo sto adorando di nuovo perché la matita è meccanica, quindi non devi usare il temperino per poterlo utilizzare. Questo spesso è un problema perché io me lo dimentico sempre quando poi vado fuori casa
poi ha anche il gel, quindi la parte mascara per fissare e definire un pochino meglio le sopracciglia. Il colore ve lo faccio vedere, però è veramente molto molto simile ed è in realtà perfetto per i miei colori, perché a me non piace per niente il prodotto per le sopracciglia che va a dare un colore troppo intenso e non naturale, perché per me il trucco naturale è fondamentale. Infine abbiamo un'ultima cosina che ho preso da Kiko, e questa è una cosa, per chi mi conosce da un po', azzardata, per chi mi conosce di recente, super in linea con quello che adoro in questo periodo, ed è questo smalto color rosa, un po' shocking, un po' corallo. È un rosa bellissimo perché poi cambia anche con la luce. L'ho già applicato per provarlo il giorno stesso che l'ho comprato e l'ho tenuto su per l'intero pomeriggio e l'ho amato veramente tantissimo. Adesso ve lo faccio vedere anche sull'unghia come sta, però è davvero bellissimo. Guardate qua. È un rosa veramente perfetto per la mia carnagione, che è un po' tendente al giallino, all'olivastro, ma chiara comunque e calda, perché abbiamo visto tutto il resto della mia palette, e quindi questo rosa qua mi valorizza anche la manicure in modo perfetto. Questo è il Fast Dry, quindi quello che si asciuga molto in fretta, ed è il numero 66. Questo è uno di quegli smalti che costano pochissimo e quindi sono perfetti, perché li utilizzi magari una stagione e poi la stagione dopo ne compri un altro perché magari ti sei stancata nel mentre di questo qua. Bene, abbiamo finito con i prodotti Kiko e adesso passiamo dai prodotti skincare che ho acquistato da Efarma. Ormai mi conoscete e sapete che spessissimo acquisto da Efarma perché si trovano sempre un sacco di prodotti super scontati, dai prezzi proprio stracciati rispetto a quello che paghereste al supermercato o sul sito proprio ufficiale del prodotto stesso. E adesso vi farò anche il paragone con il prezzo originale perché andrò a cercarlo su internet per farvi rendere conto di quanto si risparmia. E lo dico proprio da amica perché non è che ricevo pagamenti o commissioni o regali da Efarma, sono solo una fan e siccome adoro condividere con voi cose che funzionano per me, lo faccio anche in funzione di risparmiare perché di questi tempi è una cosa super importante. Allora, la primissima cosa che voglio farvi vedere è un prodotto che ho acquistato per la prima volta su Amazon perché avevo bisogno di un prodotto per togliere delle macchie della pelle che mi sono rimaste per cicatrici, ferite che mi ero fatta e che avevo da un po' e non sapevo come sbarazzarmene perché tipo qua avevo una cicatrice, non si vede più praticamente, si vede poco poco proprio e me l'ero fatta con la Ricciacapelli. E l'avevo fatta proprio un anno fa e non mi passava più, e quindi avevo bisogno di qualcosa per ridurre questa macchia. E poi ne avevo un'altra anche qui, ce l'ho ancora, ma si vede poco anche questa. Non so se riuscite a vedere qualcosa. È proprio in questo punto qua, ma si vede appunto pochissimo rispetto a quello che si vedeva inizialmente. Questa l'ho fatta con il tostapane. Sono una persona un po' impacciata ogni tanto e faccio danni e quindi avevo bisogno di un prodotto per cercare in qualche modo di eliminare queste macchie lasciate da ferite che mi sono provocata in modo proprio stupido. E quindi ho trovato questo prodotto qui, avevo cercato un po' su internet e tutti dicevano che il Relasteel di Claire funzionava, che era una meraviglia. Io ero un po' incredula, lo ammetto, però l'ho provato e ha fatto miracoli. Non tanto su queste macchie che col tempo mi sta aiutando a togliere, però ci vuole un po' di più perché avevo aspettato troppo per trattarle e quindi ci vuole più tempo per eliminarle completamente,
Ma per un'altra che rischiava di rimanermi cicatrice, è stato proprio favoloso come prodotto. Non so se ve lo avevo raccontato, però un giorno ero andata a fare un prelievo per delle analisi che dovevo fare e avevano usato un prodotto per disinfettare quella parte che non so cos'era, era tipo un gel disinfettante che usano i dottori per quando devono fare queste operazioni qui. Fatto sta che io sono un po' terrorizzata dagli aghi e dal sangue e l'ho tenuto su per qualche ora e quando l'ho tolto avevo notato che mi aveva fatto un'irritazione che entro la fine della giornata si è rivelata proprio abbastanza importante, nel senso che si era gonfiata, era arrossata tutta l'area e mi bruciava proprio tantissimo al punto che non riuscivo nemmeno a sfiorare, nemmeno con il maglione, cioè era proprio grave. E quindi sul momento ho usato una crema di Aven per la pelle un po' proprio irritata per un paio di giorni. Dopodiché, quando l'irritazione è passata, ho cominciato ad utilizzare questo, l'ho messo sopra e nel giro di qualche giorno ha formato una sorta di crosticina che poi in un paio di giorni è andata via. E la pelle sotto è rimasta perfetta, senza nemmeno una macchia. Se io non avessi fatto questa procedura qui, mi sarei ritrovata con un'altra cicatrice importantissima qua, perché era poi enorme, tipo una roba così grossa. E questo prodotto mi ha salvato da questa cicatrice qui. E quindi l'ho ricomprato. L'ho comprato su Efarma questa volta perché l'ho trovato a un prezzo decisamente minore. E si presenta così in questa boccettina in vetro, molto presentabile anche da esporre in bagno su una mensolina. Ha dentro la pipettina, il contagocce, quindi prendi esattamente la quantità e utilizzi senza sprecare la dose giusta per trattare l'area che devi trattare. Il prezzo originale di questo prodotto qui è 42,50 euro, mentre io su eFarma l'ho comprato a 33,95 euro. E questo significa 8,50 euro in meno, che è veramente un affare per questo prodotto. Poi cos'altro ho comprato? Altri prodotti di Relastil, e questo in realtà, come quell'altro che vi ho fatto vedere prima, l'ho già provato e quindi ho deciso di riacquistarlo e di renderlo un mio prodotto abituale. Questo qui è un prodotto per il viso ed è il Hydro Tensor Gel Crema antirughe, opacizzante, ristrutturante con acido ialuronico, MioLift e Lupeolo. Questo prodotto qua è veramente favoloso, lascia la pelle veramente morbidissima e molto molto illuminata ed è perfetto anche per me che ho la pelle mista appunto e che quindi tende a diventare lucida e con questa crema qui questo problema non c'è perché bilancia alla perfezione la pelle e fa il suo. Questo prodotto veramente fa il suo. Chi conosce i prodotti Relastil sa che sto parlando di un prodotto veramente valido e chi non l'ha mai provati ve li straconsiglio. Questo qua avevo deciso di acquistarlo perché comunque adesso che mi sto avvicinando ai 31 ho deciso di prendermi cura della mia pelle con prodotti che prevengano un po' l'invecchiamento e senza evitare poi di dover curare, quindi meglio prevenire piuttosto che dover riparare i danni, e quindi avevo deciso di prendere questo prodotto qui e mi sono trovata strabene e l'ho riacquistato. Può essere utilizzato ovviamente mattina e sera e quindi in questo modo, anche se costicchia, si risparmia, non si comprano due creme, anche se non è che si risparmia comunque. Però ecco, si evita di comprare troppi prodotti e per chi come me è spesso in giro, non devi stare a portarti troppe creme e basta una sola crema per due momenti della giornata. Questa qui è costata 28,38 euro, ma il prezzo originale è 37,90 euro, quindi ho speso 10 euro in meno su eFarma e anche questo è veramente un affare per questo prodotto qui. Altri prodotti nuovi che invece ho voluto acquistare da provare sono questi qua. Uno è questo di Apivita, è un prodotto per il viso,
un cleansing foam, quindi schiuma per la pulizia del viso, ed in realtà della consistenza molto molto cremosa, morbida, e però quando ci metti un po' d'acqua sopra diventa una schiuma super leggera e molto molto profumata, infatti arricchita con olio di olive, lavanda e propoli. È veramente profumata con un profumo deliziosissimo e lascia veramente la pelle super super morbida, e questo profumo molto piacevole dopo la pulizia del viso, e idrata parecchio e lo sto amando tantissimo. È inutile stare a parlare troppo, i prodotti di Apivita in generale mi piacciono un sacco, sono tutti super validi, super buoni, e questo qua l'ho comprato perché avevo voglia di un qualcosa per la pulizia del viso di diverso, perché finora ho utilizzato la schiuma di Avène e il gel per la pelle mista, e adesso ho deciso appunto di cambiare e ho preso questo qua di Apivita, e poi ne ho preso un altro in formato un pochino più piccolo, pensavo, perché appunto questo qua sono 200 ml, mentre questo di Atida, dal marchio proprio di Epharma, è 100 ml, è un altro cleansing foam leggerissimo, tipo schiuma proprio, e rimuove le impurità, proprio pulisce il viso in modo super delicato, e l'ho preso appunto da avere un prodotto da portarmi dietro per quando sono fuori casa, e pensavo appunto che fosse un pochino più piccolo, però in realtà è grande quasi quanto questo, solo che questo è un pochino più leggero perché appunto sono 100 ml, mentre questo 200. Poi, avendo acquistato un tot di prodotti sul sito, e anche perché avevo bisogno di alcuni integratori che però non vi faccio vedere perché sono integratori che mi sono stati prescritti comunque da un medico, e non voglio far vedere queste cose da queste parti perché non voglio influire nessuno in modo sbagliato, perché per la salute bisogna fare riferimento al proprio medico, però appunto avendo acquistato un po' di prodotti e anche questi integratori e avendo speso una bella cifra sul sito, mi hanno regalato questo balancing toner, quindi tonico per il viso bilanciante, che bilancia appunto il pH della pelle e idrata il viso con antiossidanti che aiutano a neutralizzare i radicali liberi e a rendere la pelle più luminosa e dall'aspetto più sano. Questo anche ha un profumo buonissimo, agrumato, è davvero perfetto da utilizzare insieme agli altri prodotti che ho comprato. Infine abbiamo un ultimo prodottino, che sono quelle cose che servono sempre, soprattutto a me che ho le mani molto molto delicate, la pelle delle mani che si secca parecchio. Ho acquistato questa crema qua di Eucerin, che è un altro marchio che compro spesso, è super valido, ed è una crema Urea Repair Plus, 5% di urea crema mani, che dà sollievo appunto dalla pelle secca. Adesso sto sbagliando a utilizzarlo sopra perché non ho ancora lavato via la matita dalle mani, però lo voglio utilizzare subito perché ho le mani super secche e vorrei anche risentire subito l'effetto che fa sulla pelle per potervi dare appunto il mio feedback quanto più fedele. E devo dire che è un prodotto molto molto leggero, perfetto quindi per l'estate, perché non è assolutamente appiccicoso, si assorbe molto in fretta e lascia le mani super idratate, sono super morbidissime e lo sto veramente adorando un sacco. Adesso che è passato un po' di tempo, guardate lo smalto come si è trasformato. È un colore veramente super fresco, bellissimo per la primavera e per l'estate, e se vi piace appunto lo smalto rosa ve lo consiglio. Vi ricordo che è il numero 66, però come sempre troverete tutti i link qua sotto nella descrizione, di modo che possiate andare a ritrovare i prodotti facilmente sul sito di Epharma e sul sito di Kiko, e se vi ho dato l'ispirazione per qualcosa fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Se avete qualche prodotto da consigliarmi invece da provare, qui sempre nei commenti tutti i consigli sono i benvenuti.
Fatemi sapere se avete provato qualcuno dei prodotti che ho fatto vedere, invece come vi siete trovati, perché magari quello che funziona per me non funziona per tutti, per cui condividiamo qua sotto le nostre opinioni, condividiamo come ci siamo trovate, cosa abbiamo scoperto. Io intanto vi saluto, vi ringrazio di essere passati di qui anche oggi. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!